Con la vittoria del Recco a Savona 9-6 si è chiusa anche la seconda fase del campionato, dominato dai campioni recchelini sia nella regular season sia nella successiva pool scudetto, chiuse entrambe a punteggio pieno. Recco, Savona, Brescia e Ortigia nelle prime quattro posizioni e qualificate ai playoff scudetto. Si partirà il 1° maggio con Recco Ortigia e Savona Brescia. Proprio i biancorossi di coach Angelini sono stati la sorpresa della stagione, allungando le mani sul secondo posto e proponendosi come nuova forza anti-Recco. Tutto da confermare in semifinale, dove affronteranno il Brescia, che una settimana fa è comunque riuscito a strappare la Coppa Italia agli antichi rivali. Nella sfida del pomeriggio Savona ha perso con il Recco, ma ha potuto provare e riprovare soluzioni difensive e offensive che torneranno utili nella parte finale della stagione. La Coppa Italia ha dimostrato che non è una questione di forza anti-Recco o meno. Il Brescia l'ha battuta ai rigori, la nostra semifinale, anche se è finita in un punteggio largo, è stata combattuta, e le motivazioni di una squadra singola delle partite di alto livello contano. Il Recco l'ha dimostrato a Brescia settimana scorsa, non è imbattibile, è una grandissima corazzata che ovviamente appena sbagli qualcosa ti punisce, ma se no la gente non si sarebbe allenata da agosto fino ad adesso per arrivare puntuale ai momenti decisivi. Noi come gli altri, come Brescia, come Ortigia, come tutte le squadre di alto livello, siamo pronti ad affrontare questo periodo difficile.